A tutti, nuovo video. Mi avete mandato messaggi del tipo: eh sì, questo Marshall è molto bello, ma quando ci puoi vedere gli acquisti? Quando ci possiamo vedere? Finalmente ci vediamo, finalmente. E intanto voglio farvi vedere, notare questo cappello che non è mio ma è di mio marito. Oggi vi mostro gli acquisti fatti, lo shopping uomo-donna e ovviamente iniziamo con lo shopping maschile, così poi finalmente posso far vedere i miei acquisti. Vi mostro gli acquisti, dopodiché li indosserò così riuscirete a capire, a vedere un po' meglio, perché così a mostrare una t-shirt così non, insomma, non si riesce a capire tanto bene. Iniziamo allora questo qui direttamente dal negozio Yonkers, scusatemi, ma io di questo sport e direttamente dal fan club ha acquistato questo cappello colore grigio e blu. So già che alcune cose le vedrete troppo bianche, alcune scure, perché il sole, la luce va e viene. Quindi abbiate pazienza, oggi è una giornata un po' così con il meteo. Passiamo alla Skechers. Io le ho viste ma non le ho mai provate. Queste scarpe sono Skechers, sono veramente un'ottima invenzione secondo me. Pensate che mio marito voleva acquistare delle Nike, ovviamente tutte le cose sportive a New York costano di meno rispetto qui all'Europa, e voleva acquistare Puma, Nike, insomma qualcosa di sportivo, e invece ha acquistato le Skechers perché le ha provate e si è subito innamorato. Ci siamo innamorati anche sinceramente della promozione, siamo andati proprio nel negozio Skechers, $103,50. Con questa cifra siamo riusciti a uscire dal negozio con tre paia di scarpe. Vi mostro quelle sue. Queste qui sono grigie, ma al centro sono nere. Le ha provate e ha detto no, sono fantastiche. Questo massaggio che i piedi ricevono nel momento in cui le si indossa, sono, insomma, lui le ha provate e ha detto mai più senza queste scarpe. E le abbiamo provate subito, anche perché a New York abbiamo camminato tantissimo, non avevamo tanti giorni a disposizione e ogni giorno ne abbiamo approfittato per camminare, per vedere il più possibile, per fare anche shopping. Infatti vi devo dire che non abbiamo mangiato tantissimo proprio perché eravamo presi a scoprire Central Park e questo e quello, insomma, e i negozi e tutto quell'altro che avete visto nei video. Questi sono memory foam, queste invece sono le mie, sono semplici, un modello semplice nero. Sono semplicemente comode, come sono comodissime, vabbè, Skechers, è inutile che ripeto che sono comode, come queste qui. Sì, chi mi conosce dice, ah, tu hai comprato le scarpe rosse? Sono fresche, estive, con questo particolare di stelline, però è un rosso con dei brillantini. Ecco, forse non si riesce a vedere tanto bene nella camera, però fidatevi, è tutto brillantinato. Per il momento le sto usando a casa perché appunto non le volevo sporcare e poi mostrarvi delle scarpe sporche. E quindi le sto usando di solito tipo ciabatte. Sono comodissime e chi mi segue su Instagram sicuramente me le ha già viste nelle storie. Sono comodissime, massaggiano il piede. C'era la stessa versione, c'era anche blu, bianche e rosse. Le ho acquistate rosse semplicemente perché il piede in estate, i miei piedi sono molto abbronzati
e con le altre ho visto, insomma, non mi stavano tanto bene. Ero incerta tra queste qui e quelle là blu. Alla fine ho detto, vabbè, facciamo sta cosa rossa. 103 dollari e 50. Ritorniamo adesso agli acquisti fatti di mio marito. Sto guardando qui. Questa è stata acquistata da Marshall, è una M. Tutto ciò che vedete è stato già lavato, le etichette le ho già staccate, lavate. Questa deve essere soltanto stirata. Lasciate perdere adesso gli attaccapanni, che ho preso quello, li ho messo, ho usato quelli là che c'erano in casa, quindi non vengono da New York, purtroppo quelli non entravano in valigia. Marshalls è veramente fantastico. Questa maglietta appunto di Calvin Klein, un bel blu intenso, un bell'azzurro con questa scritta bianca e grigia al centro, Calvin Klein maschile M, pagata 14 dollari e 99. Acquistato sempre da Marshalls i Levi's. Ha scelto dei 511, 501 non c'erano, e neri. Questa è la parte indietro, mi stanno veramente molto bene. Non vedrete ovviamente mio marito fare il modello, indossare i vestiti, perché sapete benissimo, chi mi conosce, lui è molto riservato, però ve lo posso dire, sta veramente molto bene. Quanto le ha pagate? Le ha pagate allo stesso prezzo che ho pagato poi i miei, in offerta, tutto questo in offerta dalla Levis. La Levis non li ha trovati, non ha trovato la sua taglia. La Marshall li ha trovati a 39,99, lo stesso prezzo che ho trovato i miei Levis 501, che già vi dico, quando avevo 12 anni desideravo tantissimo questi jeans. I miei genitori non me li hanno comprati perché dicevano a un prezzo esagerato. Questo è il prezzo ovviamente in America. Adesso in Italia non so quanto costino i Levi's 501, ma mi ricordo all'epoca Camperos, che avevo desiderato tantissimo. Quelli me li hanno comprati e li ho sfruttati veramente tantissimo. Anche all'università, i primi anni, usavo i Camperos, li ho adorati tanto. E l'adolescenza nostra, che si ama avere anche quei capi un po' così di tendenza. All'epoca si usavano tanto i Levi's 501. Mi ricordo che mia zia aveva ancora 5 anni più di me. Lei riuscì ad ottenere questi famosi Levi's, io no, le stavano veramente molto bene. E appunto mi è rimasto sempre questa voglia, lo spiro, diciamo noi in Puglia, e finalmente li ho acquistati direttamente a New York. La qualità Levi's è decisamente molto più alta degli altri tipo di jeans, che poi tra l'altro noi diciamo Levi's, ma non si pronuncia proprio così. Ma vabbè, a parte questo particolare, ritorniamo a noi con l'ultimo acquisto, mi sa. Sì, Adidas ha comprato questo Adidas proprio sempre da Marshalls, la M è invernale, bello caldo. Si allaccia davanti, dietro è molto semplice, nero e bianco. Adidas, quanto è stato pagato? Un attimo che vedo. Da 50 dollari 39,97. Adesso passiamo al mio shopping. Prima di tutto questo qui che ho addosso, ma lo vedrete dopo indossato su di me. Dopo cioè, ve lo mostro anche se, però ve lo mostro meglio nei dettagli dopo. Questo Adidas, sono veramente contenta, devo dirvi che
Sono contenta che gli iscritti stanno aumentando, che siamo un'altra volta così vis-à-vis, che ci possiamo vedere, perché sì, mi faceva molto piacere, mi ha fatto molto piacere proprio vedere i luoghi, le cose che abbiamo visitato, ma io nel frattempo sono stata senza la camera davanti a me e quindi mi siete mancati e adesso sono ritornata veramente carichissima. Non vedo l'ora, rimaniamo sempre con i nostri appuntamenti settimanali ogni mercoledì 17:45, nuovi video, ma tutti i giorni vi aspetto su Instagram con le storie, con gli shorts anche su YouTube. Non dimenticate gli shorts con i cartoons dei piccoli coniglietti che abbiamo, i tre coniglietti nani, questo pantalone è per me, quindi non si vede dalla camera, vedo che sembra quasi bianco, invece è un rosa veramente molto bello che mi fa tra l'altro ricordare anche il rosa del mio abito di nozze. Un rosa molto bello, molto particolare, con la scritta Adidas bianca, come ovviamente anche le linee. Anche questo è regolabile. Io lo volevo invernale, non sono riuscita a trovare, però tasche davanti, poi ve lo farò vedere meglio. Il prezzo, passiamo al prezzo. Da Marshall l'ho pagato a 14,99, ma costava 22 dollari. Quest'abito, che ecco, lo devo indossare dopo perché così non si capisce bene, è in jeans, bottoni, le tasche davanti, ed è la stessa marca, del pantalone che sto utilizzando in questo momento. Lo stesso tipo di jeans, molto fresco, molto bello, piacevole in estate, ma anche in primavera. La marca è DKNY e il prezzo di questo qui è di 100, quant'era? Eccolo qui, 109 dollari. Questo lo pagato Bloomingdale's, non da Marshall. Anche questo è un negozio grandissimo, fantastico come Marshall. Da 109 dollari l'ho pagato, ecco qui, 59,99. Mi sta molto bene. E da Levi's invece, ecco, vi faccio vedere i miei. Li volevo blu, ma non sono riuscita a trovare quel colore. Vabbè, qui vedete la cinta Louis Vuitton, perché anche questa abbiamo comprato a New York. Farò vedere meglio dopo. Levi's 501, 39 e 99 il prezzo, dollari ovviamente, ecco, finalmente ho i miei 501. Cos'altro? Basta, mi sa basta, poi sì. Ah, ecco, le scarpe mia, che anche queste sto già utilizzando in casa. Io non conoscevo questa marca. Volevo ovviamente l'Hermès, ma costavano tantissimo, e quindi già, siccome avevo già esagerato con la cifra della cinta di Louis Vuitton, che lasciamo perdere la cifra, lasciamola perdere, però adoro Louis Vuitton, quindi Hermès non le ho acquistate, ma ho acquistato mia, che a quanto pare io non la conoscevo come marca, sono una marca comunque conosciuta molto a New York, e anche qui ieri sono stata nel centro di Lussemburgo, c'era un negozio grande mia, non sapevo di questa. Sono 38, perché io appunto faccio le 38, e queste qui invece le sto usando per il momento fuori già, quindi insomma ho iniziato a usarle in casa e adesso basta, non voglio usarle. Ah,
ecco che cosa ho dimenticato, le scarpe, dopo ve le mostro nel prossimo video, delle Guess, delle ciabattine elegantissime, infatti dopo ve le mostro. Adesso prendo la camera, andiamo nell'altra stanza perché voglio uno sfondo bianco e vi voglio far vedere anche queste mie ciabattine elegantine. Ecco la mia maglietta, intanto voglio farvela vedere, ecco questa scollatura così particolare, è corta ma perché l'ho comprata proprio appositamente per questo pantalone che adesso vi mostrerò, è un bellissimo colore acceso, sapete che io adoro questo tipo di colore. Ecco, semplicissima, e l'ho pagata semplicemente 7,99 euro, costava di più, adesso non ricordo quanto, ma voglio farvi vedere le mie guess. Queste non sono state per niente usate, non vedevo l'ora di farvele vedere, quindi l'onore a voi. Sono brillantinose. Sono belle perché sono anche elegantine, no? Sono comode, un modello così semplice, ma nello stesso tempo sono veramente. Quanto le ho pagate? 20 euro da Marshalls! E adesso vi faccio vedere il mio pantalone. Adesso scendiamo con la camera, lascio queste qui e vi faccio vedere questo pantalone bellissimo, comodissimo. Guardate, è veramente con queste due tasche comodissime e ha un modello abbastanza largo, si allaccia così. Guardate com'è bello, l'adoro! E andiamo al prossimo capo! Le miei 501 fantastici con la cinta, ho già messo la cinta di Louis Vuitton, guardate quanto è bella, l'adoro, 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 adoro tutto. Prossimo pantalone! E questo è il mio pantalone comodissimo Adidas della tuta con questo laccio, è veramente tasche davanti, comodissimo. Che ne dite? Iscrivetevi al canale per favore, iscrivetevi! Altro articolo! E questo è l'ultimo articolo. Quello che vi ho detto è in tessuto leggero, jeans, è veramente bottoni qui. Poi c'è questa cintura regolabile, delle tasche belle, capienti, tessuto modello veramente largo ma non troppo. Ecco, questo è il di dietro. Ecco qui, io vi saluto qua. È l'ultimo articolo. Spero che il mio shopping vi sia piaciuto. Like, ma soprattutto iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video, mercoledì. Ciao!